do, 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 do. Oh, una roccia. Do, 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 do. Oh, la sabbia. Wow, 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 wow. Metti la sabbia dentro la fornace, la carbonella. Aspetti. Aspetto, 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 aspetto. È pronto il vetro. Ciao bellissimi ragazzi di città o di campagna, perché io non escludo nessuno, eh. Qui sono tutti i miei amici, sono tutti iscritti al canale, quindi sono tutti uniti. Colore, razza, provenienza, non ce ne frega niente a noi. Siete tutti uguali per me, avete capito? Io sono il vostro amico, io sono Electric. Oggi siamo qui per un altro fantastico disegno, insomma. Questo è un po' più, cioè, è fantastico comunque. Lo stile è volutamente semplice, quindi è giusto un contornino deciso. Deve essere ispirato ai pupetti di Fallout, quindi un tratto spesso, netto, colori piatti. Ci ho messo poi alla fine un po' di texture, insomma, per rendere il tutto un po' più interessante. Ma nel frattempo che quindi questo disegno si fa per un mio amico di YouTube che si chiama Addicted to Games, se volete andate a vedere il suo canale, lascio il link in descrizione. Lui si occupa di roba tecnologica, anche videogiochi, ma ho visto che ultimamente è soprattutto indirizzato nella roba tecnologica, anche droni e robe simili. Beh sì, se volete andatelo a vederle. A vederle. Dunque, di che parliamo oggi? Ieri ho detto, cioè, ieri, l'altro ieri forse, perché non so quando uscirà questo video, perché io forse adesso starò già sul treno per Milano, o forse sarò già arrivato a Milano. Questo non lo sappiamo, voi non lo sapete, io non lo so, perché non so quando esce questo video. Ma io giovedì, che forse è oggi, non lo so quando sarà, forse è oggi. Oggi giovedì, e voi state vedendo questo video proprio di giovedì, io sarò sul treno per Milano, sarò già arrivato a Milano, perché abbiamo belle cose di cui parlare con i signori Mates, dei lavori top, proprio da paura. Poi non so se riuscirò a sentire, a vedere qualche altro youtuber, visto che ogni volta che vado lassù cerco di farci scappare un'uscita, ma tante volte sicuramente, come sempre, vado a trovare Charlie, perché è la mia migliore amica del web, quindi ogni volta che sto a Milano è uno spreco non andarla a trovare, prendersi un caffè insieme e via. Ma parliamo di altro. Minecraft. Ok, vi ho detto l'ultimo video che ho comprato Minecraft, e ho detto proviamo sto gioco, sto gioco della madonna, che guarda, io non so, questo gioco che fa paura per tutto il mondo, che non riesce a abbandonare il web, e che la gente non riesce a lasciare andare, perché oh ragazzi, è mosso 4 anni di Minecraft, 4 anni, ma forse 5 di video di Minecraft. È uscito il 2013, quindi sì, sono 5 anni, oh, 5 anni, 2013 mi sembra, sì, 5 anni dello stesso gioco che continuiamo a vedere. Io capisco le mod, le madonne, metteteci quello che vi pare, e l'amicizia, il cocco, la Nutella, tutto bene con Minecraft, è bello Minecraft, però vediamolo per 5 anni di fila. Ma io mi chiedo, ma non va rotto un porcazzo? È solo una domanda vaga la mia, perché io lo dico anche pensando, come ho detto l'ultima volta, agli altri youtuber miei amici, no, che da una parte non riescono, un po' a loro piace, tipo io ho parlato con Charlie e lei piace Minecraft, proprio piace ancora tanto, non ce la fa lei a smettere di giocare, fino a qui ok, ma può anche accadere che a qualcun altro, a qualche altro youtuber, dice ok, io voglio cambiare, mi sono rotto del Minecraft, è 5 anni che faccio Minecraft, giochiamo, che ne so, che gioco esce adesso? Non ho la più pallida idea. Ditemi un gioco che esce. Tipo, oh, è uscito Mass Effect Andromeda e fa cagare perché le espressioni fanno ridere. Giochiamoci. Ci giochi e appunto 3000 visualizzazioni contro le 50.000 di un video di Minecraft. Uno un po' gli si ammoscia i coglioni, gli si ammoscia la creatività, ragazzi. Perché è così. E quindi sono vincolati a Minecraft. Qualcuno può essere vincolato a Minecraft. Per fortuna la maggior parte magari ancora lo adora e lo ama. E provandoci quindi a giocare io, perché io non ci ho mai giocato, 5 anni che ho evitato Minecraft, finalmente l'ho preso e dico, oh, ora ci gioco? Allora, ieri ci ho giocato un'ora, ok? Un'ora, e in un'ora, perché io non ho tantissimo tempo libero, ok? Sto sempre qui in ufficio, qui disegno, sulla tavoletta qui che voi non potete vedere, ma nelle live avrete visto, disegno, faccio i miei lavori, e magari a pausa pranzo magno e mi fa una partitella a qualcosa. Allora, un'oretta su Zelda Breath of the Wild, fai qualcosa, ok? Qualcosa combini in un'oretta. Qualcosa, non so cosa, ma qualcosa fai. Vai, che ne so, fai un sacrario, ma anche due sacrari. Trovi una decina di Korogu con il seme di Korogu. Qualche madonna, fai, Cristo. Giochi un'oretta Mario Kart. Allora, Mario Kart 8 Deluxe, o come dite, Deluxe, Deluxe. In un'ora, a 200 cc di difficoltà, quindi la velocità massima, riesce a fare anche 4 o 5 gran premi in un'ora. Quindi
hai combinato anche troppo in un'ora. Infatti Mario Kart tante volte ci gioco quando non ho un'ora, ma tipo 20 minuti, perché in 20 minuti con Mario Kart qualcosa combini per forza, anche se fai un paio di gare online, qualcosa fai, ok? Fai una partita dei Binding of Isaac, può darsi che un'ora è anche troppo per una run, a dirla tutta. Però può darsi anche che muori prima, e quindi finisce che torni a lavorare più incazzato di prima. Quindi non giochi The Binding of Isaac. Eccolo. Binding of Isaac non ci giochi perché te fa incazzare come una iena. Allora dici, provo a giocare a Minecraft un'ora, e in un'ora non combini un cazzo di niente. Niente! Un'ora non è sufficiente? Manco per fare una mezza casa, una mezza... un magazzino, una staccionata che circonda nulla, perché non hai avuto tempo per costruire quello che sta dentro la staccionata. Dici, ok, voglio andare a fare un dungeon perché io non ci capisco niente di Minecraft, vedo che qui c'è una cacchio di grotta, ci entro, quattro passi e sei morto, hai perso tutto quello che hai fatto fino a prima, gli oggetti che hai raccolto. Allora dici, Cristo, che cazzo ci ho giocato a fare mezz'ora quelle due cazzate che ho raccolto, perché in mezz'ora hai raccolto due pezzi di tronco, due pezzi di pietre, due pezzi di sabbia, e poi muori, e già soltanto quei sei pezzi, che ci metti comunque tanto a prenderli, muori. Allora ci ho rigiocato la sera un po' di più, due, tre ore, non ci sono arrivato perché c'avevo un sonno epico. Gioco due ore a Minecraft, raccolgo stavolta non due pezzi di ognuno, ma un bel po', insomma, 30 di qua, 30 di là, 30 di su. Inizio a costruire un po' sta casa, perché non so qual è l'obiettivo di Minecraft. Allora io sto lì, un ignorante come me di questo mondo, no? Sta lì, c'ha tutti questi materiali a disposizione, dice, che ce fo? E famoci una casa, che ne so. E iniziamo a buttare dentro i cubi, pop 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 pop, cubo pop pop pop. E fai sta casa, ci metti due torce belle lì che de notte almeno si vede, ci metti le tue casse che ci metti dentro gli oggetti che hai raccolto, le madonne, non lo so, i cristi, fai la fornace, il banco da lavoro, il letto perché tanto da qualche parte devi dormire, e poi non so che altro fare. Che devo fare su Minecraft? Qualcuno me lo spiega che devo fare su Minecraft? Devo solo costruire a random, andare avanti così? Mi sveglio, come tu pensa che è triste la vita di un pupo di Minecraft? Si sveglia, oh, un albero, do, 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 do. Oh, una roccia, do, 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 do. Oh, la sabbia, wow, 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 wow. Poi metti la sabbia dentro la fornace, la carbonella. Aspetti, aspetto, 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 aspetto. È pronto il vetro, prendi il vetro, ci fai le lastre di vetro. Pop, 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 prendi il legno, ci fai i cubetti di legno per fare i muri. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Prendi la pietra, metti 60 pietre dentro, no, non la pietra, il ciottolo. Sì, il ciottolo, prendi 60 ciottoli, li metti dentro la fornace con la carbonella. Aspetti, aspetto, 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 aspetto. Oh, è diventata pietra, magia, incredibile. Mettiamo la pietra. Pop, 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 pop. E adesso che faccio? No, è finita la giornata, vado a dormire. Dormi, aspetti, 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 ti svegli. Oh, un albero, riniziamo la giornata. Tagli albero, toc, 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 toc. Oh, rimartella la pietra perché c'è da farne altra. Ciao, ciao, ciao. Ah, scava la sabbia per altro vetro. Ciao, ciao, ciao. Oh, un maiale, ammazziamolo. Morto. Rifacciamo un altro po' di casa perché ieri è metà, non c'è manco il tetto ancora e quindi ci ha piovuto magari pure dentro la casa. E dici, ok, famo sto tetto. Oggi, secondo giorno di Minecraft, famo il tetto. E dici, pop 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 di legno magari perché la pietra ci metti un po' troppo a farlo e tu c'hai due ore libere e non puoi fare adesso una casa di pietra per iniziare, no? Quindi pop pop pop, ho finito il tetto, non piove più dentro casa mia. Ho raggiunto l'obiettivo di Minecraft, vivere sotto un tetto coperto. That's what I'm talking about. O almeno è quello che è stato per me, perché io ho iniziato così, mai visto video di Minecraft, mai giocato a Minecraft. Mi ci butto e dico, non so che fa, c'ho sti materiali, c'è fa qualcosa. Questo è il succo. Ora io non so se sono io quindi che sbaglio, sono io che non capisco probabilmente. Ho visto lì nella guida ci sta i portali di sto ceppo, le madonne. Che diavolo è, c'è un sacco di roba, ma io non so dove andare a trovare sta roba. Non so niente e non voglio neanche vedere tutorial e robe del genere, perché forse la bellezza in questo gioco sta proprio nell'esplorazione. È come quando io ho giocato Zelda, tutte le mie run di Zelda, anche quella a tre cuori, quella che ho finito normale, super power, OP, che ho preso proprio tutto, 120 sacrari, eccetera, tutti trovati da solo, senza tutorial, senza guida, senza niente, pure esplorazione, la magia dell'esplorazione, mi ha proprio catturato quel gioco. Ho detto, utilizzerò lo stesso approccio per Minecraft, perché è quello Minecraft, no? Esplorazione, crafting, sopravvivenza,
mostri che ancora non ho visto io, almeno perché sono un pirla. E perché la prima volta che sono entrato in un dungeon c'era un cazzo di lago di magma e sono morto subito. Cristo, ma può esserci un lago di magma appena entro in una cazzo di grotta? Che cazzo di grotta è? Una grotta vulcanica? Probabilmente, sì. Beh, mi aspetto i suggerimenti nei commenti perché so che voi ne sapete sicuramente molto di più di me. Cosa devo fare, perché e per come, ma senza spoilerarmi cose, insomma, perché io mi dedico solo alla exploration, bitches. E abbiamo parlato un bel po' per questo video, soprattutto un bel po' di Minecraft. Strano, non è una cosa che mi sarei mai aspettato sul mio canale, ma va bene. Se questo disegno vi è piaciuto, beh, o questo video in generale, e la mia compagnia vi ha fatto piacere, beh, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Mi piacciono i youtuber quando sono tutti scalmanati, che fanno wow 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 wow, oh mio dio, così, no? Sono quelli youtuber che vanno di più, mi sembra. Però non fa per me, scusate. E ricordatevi che questo era Electric. Boom!